Si è candidato a intervenire il consigliere Abate. Prego, ne ha facoltà. È stata descritta dal sindaco Melucci una realtà assolutamente falsa, fuorviante, che purtroppo, dobbiamo condannare ovviamente ogni forma di violenza, purtroppo ha avuto il suo drammatico contraltare nella disperazione di questa gente da 7 mesi senza stipendio. Basta! Chi basta! Santa di Cristo! Basta! Basta! Pasquinelli è chiuso! Mettela a scopare! Dobbiamo lavoro, vogliamo! Non lavoro, quella! Lavoro! 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 Vogliamo lavoro! E allora, caro sindaco, lei ha parlato di atto d'amore. Quale sarebbe questo atto d'amore? Aumentare l'IMU? Aumentare la Tari? Andare a sopprimere l'esenzione per l'addizionale IRPEF alle categorie che non superano i 15.000 euro? Questo è l'amore verso la città? Qual è l'amore verso la città, Melucci? Spendere, io dico scialacquare, denaro pubblico, 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, creare una pletora di staffisti della tua corte dei miracoli, altro centro di sistemazione di soggetti non eletti, l'Urban Transition Center, e poi assistiamo al grido di dolore di questa gente. Per favore, non chiamatela demagogia, questa è realtà, questa sindaco è la città che lei evidentemente non conosce o fa finta di non conoscere. Ha parlato di crescita della città, di una transizione, di una diversificazione. Ma qual è questa diversificazione? La città invasa dall'immondizia e l'AMIU che sta in una situazione di pre-fallimento? I lavori pubblici che a Taranto comportano lavori pubblici mancati, che hanno reso Taranto una gruviera, hanno reso Taranto un qualcosa di incredibile quanto ad invivibilità urbana, con un mancato controllo da parte di chi di dovere, di chi preposto, agli interventi che fanno sulle nostre... Chiedo scusa se la interrompo, consigliere Abate. Signore del pubblico, non potete riprendere le immagini dei lavori. Prego, consigliere Abate, può continuare. Quindi una società partecipata con il socio unico, il Comune di Taranto, mi riferisco a Chima Ambiente AMIU, che sprofonda nei debiti e parimenti come contraltare una città che è ridotta purtroppo ad immondezzaio pubblico. Qual è questo amore verso la città? Piegare la testa davanti alla grande industria, davanti all'ex Silva? Sì, piegare la testa, perché lei parla, sindaco, di diversificazione, di accordo di programma, ma non ha il coraggio di dire, di usare la parola chiusura. Gioca sugli equivoci. Decarbonizzazione, lei non ha parlato di chiusura dello stabilimento, lei ha parlato di un'Ilva più piccola e meno inquinante. Confermo. Quindi lei vuole un'Ilva più piccola e meno inquinante, sta confermando il sindaco, è lecito, è legittimo, conferma. Quindi, cari ambientalisti, sappiate bene che il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, come è libero di dirlo, che non vuole la chiusura dell'Ilva. Vuoi la chiusura dell'Ilva o no? La vuoi o no? Rispondi. Chiedo scusa, consigliere. Bene, andiamo avanti. Può continuare con il suo... Ha parlato di giochi del Mediterraneo, l'ennesima favola, l'ennesimo fumo in faccia buttato ai cittadini. La storia dello stadio, che a mio avviso vedrà la luce chissà se e chissà quando, sulla falsa riga di quell'altra favola dell'ospedale San Cataldo, avrà, se mai dovesse nascere, una capienza di 16.000 spettatori a fronte di 56 milioni di euro spesi. Sono numeri, signori cari. Ancora, parliamo di una città che vuole svoltare, vogliamo parlare di turismo? Vogliamo parlare di un'amministrazione comunale
che non sa fare, non sa accogliere i turisti, non sa svolgere una attività di ricezione con gli info point per il turismo che stanno lì chiusi, serrati da anni in piazza Garibaldi? Beh, sindaco, purtroppo il problema è che lei gira poco la città e un suo limite potrebbe colmarlo, perché non è possibile che lei da un lato descriva una realtà virtuale e questa realtà è completamente diversa da quanto appunto percepiscono i cittadini. Lei dice che le entrate non crescono, che le bollette aumentano, questo capita ovviamente in ogni famiglia, però il buon padre di famiglia, il bonus pater familias, cosa fa? Elimina le spese superflue. Qui, come detto, di spese e di staffisti e roba varia non si ha termine. Concludo evidenziando anche il fatto che noi dovremmo approntarci ad approvare un bilancio, verrà rinviata il punto all'ordine del giorno. Abbiamo visto anche come appunto i revisori dei conti hanno appunto espresso un parere negativo sulle due proposte che questa mattina dovevano essere all'ordine del giorno. È un bilancio che ha visto completamente esclusi gli stakeholders, i portatori di interesse, le categorie produttive, i sindacati. In commissione ci sono arrivati i documenti così sul filo di lana, in limine mortis, come si suol dire, a poche ore dal Consiglio Comunale, quando invece l'attività delle commissioni doveva essere funzionale e propedeutica allo studio della volontà dell'amministrazione comunale, onde eventualmente portare suggerimenti correttivi. Lei, sindaco, ha invitato l'opposizione a partecipare, ma quale partecipazione se noi ci ritroviamo e non tutti neanche i documenti all'ultimo minuto? Insomma, qui siamo in un'altra, e ho concluso davvero, qui siamo in un'altra realtà. Io sto aspettando che il meglio deve ancora venire, come il suo slogan elettorale. Sto seminando la rinascita. Qui si vede solo la disperazione della gente. Credetemi, non è demagogia, ma sindaco, pensi che quella gente poteva essere suo fratello, sua sorella, suo figlio, sua figlia. Forse manca l'umanità e manca l'umiltà da parte sua di confrontarsi col cittadino, perché un sindaco deve anche, tra virgolette, prendere gli schiaffi in faccia, in senso metaforico ovviamente, ci mancherebbe altro, ma deve confrontarsi un sindaco assente. Questo sei tu, Rinaldo Melucci, e abbi il coraggio di guardarmi in faccia invece di chinare lo sguardo. Grazie, consigliere Abate.